Ma che cos'è l'autonomia differenziata? E cosa cambierebbe se anche la Camera la approvasse? Lo scopo della legge è lasciare alle regioni più competenze. Le regioni a statuto ordinario potranno richiedere più autonomia allo Stato su 23 materie, in base a quanto sancito dagli articoli 116 e 117 della Costituzione. Parliamo di ambiti molto importanti, solo per dirne alcuni: salute, istruzione, sport, ambiente, energia, cultura. Quindi, come funziona? Una regione fa richiesta al governo e invia una proposta. Dopo un negoziato si raggiunge un'intesa, che deve poi passare per il Parlamento come disegno di legge. A quel punto la regione avrà delle competenze in più rispetto ad oggi. Quindi una regione può fare come vuole? Non esattamente, perché l'autonomia deve essere comunque subordinata ai LEP, cioè ai livelli essenziali delle prestazioni da assicurare ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Il governo però deve ancora stabilirli. Ad oggi esistono solo nella sanità, che sarebbero i LEA. Questo dei LEP è uno step necessario e obbligatorio alla realizzazione delle autonomie. Infatti ogni regione autonoma dovrà assicurare uno standard minimo per i vari servizi imposto appunto dai LEP. L'obiettivo dei LEP è che tra le varie regioni non ci sia una differenza di qualità di servizi. E questo qui però è uno dei punti più dibattuti, perché ad oggi in realtà queste disuguaglianze esistono e come? E per colmarle servirebbero degli investimenti importanti. Come sappiamo tutti, i soldi non ci sono. E proprio per questo motivo le opposizioni sostengono che l'autonomia non farà altro che alimentare queste disuguaglianze e cristallizzarle. Dall'altro lato, invece, la maggioranza sostiene che servirà a facilitare e accelerare le procedure amministrative di ogni regione.